Good morning, guys! Qui dietro, cosa c'è? Cosa c'è? Un'officina, un paradiso per noi arleisti. Emporium Garage, Nuni Marino, Lele... Ragazzi, ci sono mille modi per poterlo conoscere. Tutto questo in descrizione, i contatti per poterlo contattare o anche arrivare direttamente qua, perché lui è un meccanico con i fiocchi, zona Ciserano, provincia di Bergamo. Ma perché siamo qua? Ve lo faccio spiegare direttamente da lui, perché lui, con le sue parole, ve lo sa dire nel modo corretto. Quindi noi siamo qui per fare che cosa? Non lo so, giochiamo, è un bel gioco. Perché testiamo quanti cavalli ha la Noise? Che dici? Partiamo? Partiamo e quindi si fa il primo step. Primo step. Lanciamo una prova per vedere se la motocicletta è in regola, è in ordine e c'ha i cavalli di serie. Perché noi oggi testiamo come lei è con il filtro aperto, lo scarico aperto. Vance Nice. Ma domani... Sfatiamo un mito, vediamo se rendono sti short shot oppure no. Esatto, vediamo secondo un po' di capire. Secondo me rimarremo sorpresi. Davvero? Sì. Tutto avrei pensato un giorno di vedere la mia Noise su un banco prova, perché Emporium Garage ha il suo banco prova e quindi qua vedete anche, in ogni video ultimamente compare sempre lui. Che sound! Allora, qui siamo, vedete, su tutti quanti i dati, cioè quindi stiamo vedendo tutto ciò mega schermo, ma mi sposto per spiegarvi. Ora sta acceso la moto, fa la lettura della sentenza per vedere se gli errori ci sono effettivamente oppure no, e mi stava spiegando che un errore dovuto magari mancata tensione anche quando voi provate a mettere in moto e c'è quel tipo tentennamento, wow, 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 una cosa del genere, non è un reale errore ma è una mancata tensione. La moto non mi segnala nulla perché è un qualcosa che va molto a fondo, che si trova con questi, si può trovare con questi sistemi. Ok, ok. Perché il sensore dietro sta leggendo la temperatura della testa, lei non è ancora caldissima. Ok. Mi sposto sempre per parlare, mi sta dicendo che Noise è in fase di arricchimento, vuol dire che era un pochino fredda, quindi la centralina alza tutti quanti i giri, i parametri per far sì che vada a regime. Poi tra poco vedremo i reali valori a motore a caldo. Ma questa è la famosa sonda lambda per testare i gas di scarico. Quello che utilizzano anche alla revisione. Praticamente fondamentalmente sì. Quella che solo cioè... che quella della revisione è più lunga, che si infila fino qua, questa noi la teniamo dentro fino qui. Ok. Che ci aiuta a leggere quella che è la temperatura di gas di scarico, che viene tramutata in AFR. Ok. L'AFR è la famosa carburazione che tanti parlano, che tutti dicono, il 14.5, 14.2, il 15.3. Poi quando adesso testeremo la potenza motore, quanti cavalli ha il motore. Ad ora, come è messo ora? Che ora come è messo? In automatico, con questa prova, lui mi darà la dissipata, che è il calcolo della trasmissione, di quanto perde. Per cui avremo due dati, potenza motore e potenza alla ruota. E vediamo effettivamente Noise che cos'ha. Si parte, ragazzi, si parte! È vero che non c'è attrito, non c'è la strada, è un banco, è un rullo, però 2.10 ragazzi, Noise! Siamo contenti perché ti metto che Noise si è comportata bene. Decisamente bene. Ok. Cazzo, cioè i grafici che parlano da soli. Curva così bella in due lanci con questi scarichi e questo filtro difficilmente si ottengono. Per cui secondo me dopo, allora se si riuscirebbe a fare una bella mappa su con questi scarichi, probabilmente questi 53 cavalli che abbiamo sarebbero un po' di più. Eccola, scende, scende. Quindi ora noi, sei invidioso? Oddio. Ma davvero? No scusa, aspetta, dillo perché nessuno ci crederà che tu l'hai detto. Cosa hai detto? A me piace tantissimo questa scritta. Io addirittura con questo stile volevo scrivermi una canzone di Bennato. Un giorno credi sul serbatoio. Un giorno credi di essere giusto. Grande.
Ah, siamo alla seconda fase della mappatura al banco e mi stavi dicendo che ora cambiamo le candele facendo con due candele della Champion, ok, RA8HC, che sono le comparative delle candele Harley Davidson. Ok. Sono uguali. Solo che abbiamo regolato l'elettrodo a un millimetro per avere una fluidità di marcia molto delicata. Ok. Perché se no come sarebbero come distanza dell'elettrodo di solito. Ok, quindi già casa solo madre qui... chiama 08, però 08 secondo me è un pelino ruvido, un pelino aggressiva. Da queste candele riusciamo a vedere due cose principali. La corona, che è molto grassa, ok, perché è nera, e questa è quella che si forma sulla cupola della testa. Ok. Mentre l'elettrodo è tendenzialmente al magrino, perché questo è dovuto al primo step di gas. Praticamente da 0 a 3500 giri, perché è dove lavorano le sonde. Ok. Dopodiché le sonde vengono escluse dalla centralina e lei butta dentro benzina per ottimizzare il rapporto stecchiometrico. Scende a 12, 11, 10, 9. Quello che sia. Per ingrassare da fa schifo, che poi si vede qua. Carburazione perfetta sarebbe dai 13,8 fino ai 14,1. 14,2 se ancora un po' così. E questi sono dati da un meccanico, non dati presi sui social, perché se ne sentono tante sui social, anche per questo affidatevi. Questi sono meccanico. I libri, questi esatto. Parlano i libri, parlano. Non si parla da bar, non sono no. Numeri da bar, come potrei fare io con la mia non conoscenza di quello di cui stiamo parlando. Il rapporto stecchiometrico è un calcolo preciso, ecco. È una formulina matematica, cioè non è un dato inventato. Tra un aperitivo e l'altro, anche perché comunque le sonde leggono in millivolts, okay. Che poi viene convertito. Abbiamo constatato che noise sta bene. Esatto. Gli abbiamo dato una bella pulita al corpo farfallato. Abbiamo cambiato le candele, le abbiamo messe pulite, regolate. Adesso la possiamo cacciare sul banco e ricazziarla come ieri. Gli scriviamo un bel file. Ok. E gli diamo un po' di cavalleria a questi scarichi. Queste sono le probabili mappe che possiamo caricare per avere un risultato. Ok, una base di partenza. Una base di partenza, ok. Questo è quello che c'è scritto dentro. Ah, quello che realmente c'è. Quello che realmente sta facendo funzionare il tuo motore. Andiamo ad aprirlo, selezioniamo, apriamo. Questo è i valori che hanno impostato per far funzionare la tua motocicletta. Anticipa una bella curva. Vuol dire che tu hai un picco grandissimo da i 40 al 60% di acceleratore, a metà gas. Ok. Però a 5000 giri scende un attimino. Ok. Per cui la scintilla viene un attimino ritardata, per poi scendere ancora qua. Ma qua è il picco più grosso, dove tu hai quasi tutta la potenza. Quando sono sui sorpassi che apro gas, c'è sto strappata. Brava. Iniziale. Questo è però riferito sempre alla mappa stock. Sì, però ma meno male, ho capito che è un po' come quella che ho io, che la mia moto è proprio così, cioè è molto reattiva, infatti, apro gas, eccola lì, infatti. Tanto ossigeno aumenta la temperatura, tanta benzina si abbassa la temperatura. Perché la benzina nei cilindri fa anche non solo da detonatore per lo scoppio, ma fa anche da raffreddamento. E raffredda molto di più rispetto all'olio. È un casino, È un casino. Riccardo, sì. È un casino. Questa la facciamo diventare... Questo è un 13,5 per non avere tanta differenza. Possiamo andare a... 13,7. Il suo ragionamento del proviamo è: prendo qualcosa, cambio un dato, poi fatto questo sul banco si prova e poi lì di volta in volta si va a correggere. Quindi ora, sulla base della sua esperienza, lui sta giocando, tra virgolette, nel senso buono, passatemi il termine, per capire quale potrebbe essere la strada da intraprendere. Poi fatto questo si passa di qua e si vede come risponde la moto e poi si prosegue via via fino ad arrivare al risultato desiderato. Mi rendo conto di tante cose che leggo sui social, sono delle cagate, delle boiate che tante volte si parla per non sapere o quando si spera di poter sapere, ma si sparano delle cazzate assurde. Quindi siamo arrivati alla mappa come tu la vorresti? Quasi. Ci sei quasi. Che voglio correggere ancora un datino. Ora arriva la fase di prendere questa mappa, caricarla su Noise e vedere lassù sui grafici che compariranno a breve sullo schermo come il tutto si traduce poi all'atto pratico. Qui
qui abbiamo newtonmetri ai stessi giri, pressoché. Praticamente quasi gli stessi giri, abbiamo sempre la stessa coppia, solo che qua, migliorando, ingrassando, l'abbiamo anticipato di 1000 giri. È tanta roba. È molto più coppie bassi. È tanta roba. A 4500 giri hai già tutto quello che può dare quella motocicletta qua, 53 cavalli. E mi arriva prima, quindi, praticamente, sì. Esatto. Qua ci le avevi in fondo. Quindi io mi sentirò, rispetto alla mia solita guida, una moto più reattiva, prima, sì. Risponde prima. Molto più bella da guidare. Buah, 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 buah. E così prendiamo. Ci piace. Però ci piace. Questo è un test così. Fatto attualmente, ora bisogna... Il discorso è l'affinazione. Volendo possiamo giocare, esatto, un po'. Siamo d'accordo, il concetto è quello. Smagrendo un attimino qua per migliorare la curva, lavorando un pochettino con gli anticipi ancora un po' di più, riusciamo a certo. Portare ancora a guadagnare quei 3-4 cavalli. No, ho sentito il... Ho fatto una roba che se funziona, e so che funziona, che cosa hai fatto? Questo. Ovvero? Questa mappa che vedo così, io la definisco a scala, no? In un certo senso. No. Ciò vuol dire che piana bella su tutto... un range che va da il 35% fino al 50% di gas, ok, in carburazione a 13,6, ok, che poi scende in progressione quando tu spalanchi il gas fino ad avere un 13 buono a full gas, vuol dire meno consumi. Questa è una cosa importante, precarietà, ma i consumi è un dato che avevo ormai abbandonato da sempre con lei. Ma guarda già. Ho il picco a 3700 giri. Guarda già. Praticamente a già 2200 ce l'ho subito. Giri. Sì, ce l'hai già pronta la coppia. Vero? Cioè hai una variazione del 4-5%. Quindi è, tu, è pronta 2000. Da subito? Sì. Dicevi, scusa? Quando lui lancia la mappatura in centralina, resetta tutti okay. I suoi parametri di autoapprendimento. Ok. Di solito devi fare più o meno 80-100 km in cui la centralina riprende tutti i dati di sonda lambda. Ok. E va a fare piccoli aggiustamenti, non è che ritocca di un 10-15%, certo. Ritocca di 1-2%, okay. E va ad adattarsi leggermente. Quando è riempito questa cache di memoria, basta, si stabilizza. In quel modo lavora. Quindi fino a 100 km lei si adatta ancora, dopo i 100 si stabilizza. Cioè quindi ho gli stessi cavalli fondamentalmente, ma ho più coppie all'inizio, cosa che mi interessava avere. Non mi interessava avere più potenza, ma avere una moto più pronta ai bassi, una moto più pronta, più scattante laddove proprio mi serviva. Praticamente il rosso è la mappa di ora e quell'altra verde è quella di stamattina a mezzogiorno. Praticamente tu hai gli stessi parametri con meno giri, quindi tutto arriva praticamente prima. Hai anticipato su tutto. A conti fatti, ti ritieni soddisfatto del lavoro che hai fatto? Sì, oggi sì. Quindi... Oggi abbiamo testato ufficialmente e sfatato un paio di miti, che è la cosa più importante. È quello che riusciamo a fare e dobbiamo fare ogni volta. Io sono soddisfatto perché questa motocicletta poi sull'asfalto sarà veramente una goduria da guidare. Non sarà come prima. Io con la mappa al banco riesce a essere molto più preciso quel di sulla richiesta del cliente, per un semplice motivo, perché hai un video dove ci sono dei dati certi. Quindi fai vedere di cosa sta parlando. Fai vedere di cosa stai parlando e di come effettivamente sta erogando la motocicletta. Ok. Non è un sentito dire e non è la sensazione di guida, che sono due cose diverse. Ok. Se io mi sono attrezzato per fare questo tipo di lavoro perché voglio dare qualità. Esatto. E qua la qualità la puoi ottenere, indipendentemente da quasi che cosa è montato sulla motocicletta, perché non tutti gli organi si possono essere combinati. Io sono curioso, metto questo scarico perché, ma magari... Diciamo che i dati certi che dicono stage 1, monto i Vans & Ice, monto il filtro aperto, 10 cavalli in più. No. Non è vero. Non è detto. Può essere che ne hai 2 o 3, come può essere che ne hai persi 4, 5 o 6. Ottimizzando con un programma serio, con dei dati certi dove tu puoi verificarli, allora probabilmente riesci ad arrivare o ad avere gli stessi cavalli o averne qualcuno in più, ma che si sentono. Non sono quei qualcuno in più per sentito dire. Chiamiamoli da barra. Sì, sì. Quelli guido sono la cavalli sento, certi. Ma in realtà parliamo di dati alla mano. Bravo. Dati alla mano che, come si dice sempre, carta canta. Vi ricordo che da tutta Italia vengono qua per fare queste prove su banco perché, ragazzi, è un lavoro fatto nel dettaglio. Prima di chiudere il video c'è da fare un altro ringraziamento perché oggi, in questa giornata, ho avuto piacere di poter conoscere Fabio Dursi, HD Specialist. Bravo. Che tra l'altro ci vedremo nella tua presto, officina presto, perché
Io oggi ho avuto la fortuna di avere Noise tra le mani di due ottimi meccanici e quindi ti ringrazio. Di nulla, è stato un vero piacere. È poi stato un lavoro di coesione. Lavorare con Nuni è sempre bello, poi anche mangiare e bere, quindi. Perché abbiamo mangiato e bevuto alla grande oggi. Veramente, veramente grazie anche a di te. Nulla, è stato un piacere. Anche così vengono sempre bene. Vero? Poi ma poi mi avete spiegato una marea di cose, sì. Mi avete aperto la mente in una maniera... Sì. Scena, perché io sono veramente chiuso da questo punto di vista, devo aprirmi ancora. No. Abbiamo parlato parecchio, ho visto, ho cercato di spiegarti in un modo più semplice alcune concezioni tecniche. È ovvio che io e Nuni siamo disallineati a quello che è l'idea della massa dei tecnici italiani in questo momento, ma perché noi ci ispiriamo e facciamo sempre riferimento moltissimo al mercato americano, a ciò che sono i tecnici americani, a cosa studiano e trovano loro come soluzioni. Un'attenzione al cliente diversa. Sì, un'attenzione. E una preparazione diversa. Questa è stata una giornata per me fantastica perché ho avuto modo di conoscere gente stupenda, ma gente molto preparata che ha avuto modo di prendere Noise tra le sue mani e coccolarla. Per me era una moto che era già adatta e performante per me, ma ora sulla carta lo è ancora di più perché ha le stesse prestazioni ma sono tutte anticipate, proprio come a me piacciono, avere una moto più pronta come io la cercavo. E grazie a Lere di Emporium Garage e poi grazie anche all'aiuto di Fabio abbiamo raggiunto questo scopo. La chiusura del video però la fa la guest star di questo video, Leonida. Cosa devono fare? Iscrivetevi al canale. Giusto? Sì. E cosa devono cliccare? Anche la campa? La campanellina. Prima di essere sempre aggiornati, giusto? Sì. Forza ragazzi, digli un po'. Forza, fatelo! Forza, fatelo! Grande, dammi 5. Grande. Ciao Leonida. Ciao. Ciao ragazzi, ciao.